Grazie, buongiorno, spero tutto vada bene e vorrei cominciare dicendo una frase che ho sentito stamattina. Solamente lavorando noi riusciremo a sconfiggere questo virus e allora nel nostro piccolo, sia noi insegnanti che voi alunni, ce la dobbiamo mettere tutta perché sono sicuro vogliamo uscire, vogliamo riconquistare gli spazi aperti. Allora, nelle scorse lezioni io vi ho mandato del materiale che riguarda le grandi civiltà del passato, fra le ultime gli Egizi e poi i greci. Se vi ricordate bene, vi ho detto che arrivato a un certo punto della loro storia, i greci abbandonano alcuni dei greci, non tutti ovviamente, abbandonano il loro territorio e si dirigono in nave scoperta, verso i luoghi dell'Italia meridionale, l'odierna Napoli e la Sicilia oggi per come noi la conosciamo. Perché questa scelta? Perché questi luoghi sono molto simili ai loro, e questo credo di avervelo accennato anche in classe. Voi credo conosciate Selinunte, se non la conoscete bene, si trova a qualche chilometro da Mazara, circa 20, a 10 da Campobello. Se non ci siete mai stati, appena tutto questo finirà, io vi invito ad andarci con i vostri genitori perché sono dei posti abbastanza belli dove veramente si impara la storia sul campo. Quello che oggi vi vorrei raccontare invece è la storia delle cave di Cusa, che è un posto che si trova qui a pochi chilometri da dove sono io, dal mio bunker, e a pochi chilometri da Mazara, circa 10, è vicino Campobello, vicinissimo Campobello. Gli antichi greci, intorno al VI secolo, io su vi ho messo anche una scheda riassuntiva, che cosa hanno fatto? Volevano costruire questi loro grandi templi e allora sono andati in cerca del materiale più adatto per costruire questi edifici e hanno scoperto che il materiale adatto ai loro scopi si trovava appunto qui a Campobello ed erano delle cave, quelle che poi divennero delle cave di calcare, calcarenite, per essere più precisi. Una pietra che poteva essere lavorata con tanto sacrificio e che era abbastanza resistente da poter sostenere queste colonne, da poter sostenere questi templi. Che cosa hanno fatto? Circa 150 uomini si stabilivano sul posto, quindi abitavano nelle loro capanne o negli anfratti o nelle gallerie che si possono trovare ancora oggi qua alle cave di Cusa. E dopodiché tutte le mattine si alzavano, andavano al lavoro, stabilivano, praticamente decidevano da dove dovevano trarre questi enormi tufi, questi enormi colonne, vedete qua c'è un omino in piedi che indica all'operaio, dopo aver disegnato a terra la figura della colonna, dove deve cominciare a incidere. Pensate che era un lavoro abbastanza faticoso, lungo e ci voleva anche tanta pazienza. Quindi cominciavano a scavare attorno a questo cerchio che era stato disegnato, scavavano per una larghezza, di un uomo praticamente. Infatti ancora oggi noi possiamo ritrovare questa colonna che qui è disegnata. E possiamo girarvi attorno come questi uomini che sono sempre qui disegnati, e c'è uno spazio proprio piccolissimo, a misura d'uomo, noi oggi diremmo. Quindi con tanta pazienza cominciavano a scavare qua dall'alto, fin quando raggiungevano questo livello. Arrivati a questo livello, più uomini cominciavano a lavorare per far prima, e qua vediamo un uomo che cerca di levigare, qua ce n'è uno con una sorta di mazza, di martello appuntito che cerca di scavare, altri con delle pietre, mezzi molto rudimentali rispetto a quelli che abbiamo oggi, fin quando praticamente si arrivava a questa base. Arrivati a questa base, qual era il problema? Staccare la colonna, staccare la colonna. Qua vediamo per esempio il cerchio disegnato a terra da una colonna già staccata. Qua vi è un solco, questo è un solco che va più in basso rispetto alla base della colonna, poi vi dirò il perché. Arrivati a questo livello, che cosa facevano? Molti operai si trasferivano praticamente nella parte superiore della colonna e con dei cunei, questo non è un cuneo, con delle leve praticamente di legno o di
metallo, però un po' più piccole, sedi metallo un po' più piccole di queste che vediamo in mano a questi due operai, cominciavano a esercitare una forza, una leva praticamente in modo da staccare la colonna. La colonna ovviamente non poteva essere staccata così semplicemente, ma c'era bisogno di altri operai che lavorassero alla base, che cercassero di intagliare, di scavare sotto la colonna. E vedete, qua ce n'è un altro, ci sono altri uomini che cercano di far leva dal basso. E un altro sistema utilizzato da loro, da questi antichi greci, da questi antichi selenuntini, era quello di inserire dei cunei di legno. Sono dei pezzi di legno che da una parte sono abbastanza sottili, e bagnavano questi pezzi di legno in modo che potessero ingrossarsi per effetto dell'acqua e potessero in qualche modo staccare la colonna da terra. Quindi un lavoro molto paziente, un lavoro molto lungo. Staccata da terra, la colonna doveva essere piegata per poi farla arrotolare fino a Selinunte. Questa operazione era molto delicata, pensate quanti operai probabilmente perirono per compiere questa operazione, perché è ovvio che una colonna pesa tantissimo e quindi la staccavano. Doveva essere poggiata a terra molto delicatamente, perché anche se una roccia molto dura, un urto violento poteva romperla, quindi qua per esempio nel mezzo o in vari altri punti, e quindi il lavoro era totalmente sprecato. E una volta arrivata a terra, la trascinavano, la giravano, la collocavano in maniera tale che con le funi potesse essere trasportata sempre molto lentamente fino a Selinunte, circa 10-15 km dalle cave di Cusa. Arrivati lì, praticamente qua mi manca una figura, spero di trovarla e di potervela inviare, cercavano nuovamente di posizionare in piedi la colonna, e sempre con l'aiuto di funi e di argani, sempre molto rudimentali, sollevare questa colonna e metterle queste colonne e metterle l'una le une sulle altre, in modo da poter poi proseguire con la costruzione e completare il loro tempio. La maggior parte di queste colonne, fatte di questo materiale molto resistente che si trova, di questa roccia molto resistente che si trova qui alle cave di Cusa, costituiscono il materiale del tempio, che è identificato come Tempio G. Anche di questo spero di inviarvi qualcosa. Ok, allora io che cosa vorrei adesso? Più tardi procederò alla correzione dei vostri compiti. Io vorrei che rileggeste tutto quello che c'è scritto qua, molto semplice, e che riassume tutto quello che vi ho detto. Ah, avevo appunto dimenticato una cosa: quando questo lavoro si bloccò. Si bloccò praticamente quando i punici decisero di attaccare Selinunte, e dopo diversi attacchi riescono a sconfiggere Selinunte, ad abbatterla completamente. Quindi gli abitanti, alcuni perirono, altri si dispersero per le campagne, la città venne abbandonata, e i punici, piuttosto che fare delle cave, preferirono prendere materiale dove già era pronto. Quindi nella città di Selinunte, per questo molte cose noi oggi non le troviamo. Poi vi furono anche terremoti, vi fu la sabbia che fece sì che questo posto venisse dimenticato per un certo numero di anni. Vi furono anche altri, per esempio gli inglesi nel 1700, che scoprirono questo posto, e anche loro praticamente asportarono del materiale per portarlo in giro per il mondo conosciuto di allora. E mi pare di avervi già detto quasi tutto. Ok? Va bene, qualsiasi problema mi fate sapere, più avanti vi darò altri esercizi sempre molto semplici che possano confermare il fatto che voi leggiate almeno quelle cose che vi sto dando. Chi vuole, e ovviamente è preferibile fare ciò, va a rintracciare le notizie che vi ho dato sul vostro testo. Ok? Ciao!